Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, avvicinandomi al Signore, pietra viva, rifiutata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete costruiti anche voi come edificio spirituale, per il sacerdozio santo e per offrire sacrifici graditi a Dio mediante Gesù Cristo. Si legge infatti nella Scrittura: ecco, io pongo in Sion una pietra d'angolo, scelta, preziosa, e chi crede in essa non resterà deluso. Onore dunque a voi che credete, ma per quelli che non credono, la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata pietra d'angolo e sasso di inciampo, pietra di scandalo. Essi vi inciampano perché non obbediscono alla parola. A questo erano destinati. Voi invece siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di Lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Quando sono andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io, siate anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete la via. Gli disse Don Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù: da tanto tempo
figlioli compieranno opere che io compio e ne compieranno più grandi di queste, perché io vado al Padre. Il vostro cuore, abbiate fede in Dio ed abbiate
esempio, in questi giorni si è saputo che si riapriranno le celebrazioni liturgiche e già qualcuno sta soffrendo perché entrare in chiesa significa quasi rischiare di prendere il virus. E questo lo si prende dappertutto. La chiesa non è un luogo infetto, è stato tra l'altro sanificato, ma non vuol dire niente, perché anche la sanificazione, no, dopo pochi giorni, non ha più significato. Se non c'è una sanificazione continua, si può rischiare. Dice, ci mettiamo le messe all'aperto, perché all'aperto non si può prendere il virus, si può anche prendere. Se non si mettono in pratica quelle norme, quel rispetto per se stessi e per gli altri, ecco, diventa difficile. Ma le cose, e proprio questo virus ce lo sta insegnando, non vanno secondo quello che noi vediamo, tocchiamo, pensiamo. Vanno al di là. Ci sono tante persone che sono asintomatici, no? Ce l'hanno addosso ma non lo sentono, non lo vivono. Possono trasmetterlo, in alcuni casi non lo trasmettono, dice che ogni infettato può trasmettere a due persone in contemporanea, no? Può fare questo tipo di... Sono tutte cose che anche la scienza, no, sta lottando per arrivare ad un quid, anche il vaccino, anche i brevetti emostatici che servono per cercare di capire, no, come funziona, anche chi l'ha avuto, no, come funziona, come funzionerà. Non sia turbato il vostro cuore, perché questa è una delle dei tanti turbamenti. Ogni giorno noi non riusciamo a far quadrare il cerchio, ogni giorno, perché le nostre situazioni umane, lavorative, persone che ci vogliono bene, di relazioni, sono costantemente messe in discussione. Anche il rapporto nella comunità. Quante volte la presenza della comunità è una presenza problematica? C'è chi la pensa in un modo, c'è chi la pensa in un altro, c'è chi si comporta in un modo, c'è chi si comporta in un altro modo. Abbiate fede in Dio ed abbiate fede in me. Allora, la vita in Cristo Gesù non dipende dalla mia bravura, dalla tua bravura, dalle tue capacità, dalle tue possibilità. Il parroco è bravo, il consiglio pastorale è buono, il consiglio di azione cattolica funziona. Non dipende da questo, dipende dal fatto che io mi metto in gioco. Ieri ascoltavo una catechesi di Don Fabio Rosini proprio su questa dimensione, cioè se io non mi metto in gioco e non entro in relazione, Tommaso dice a Gesù, mostraci il Padre, questo ci basta. Io sono in mezzo a voi, sto con voi, e voi non avete ancora incontrato il Padre, perché io sono nel Padre, io vivo con il Padre. Quello che io dico non lo dico da me stesso, lo dico perché il Padre si manifesta attraverso di me. E guardate la lezione dell'incarnazione, una lezione grandissima. Gesù si è fatto uomo, da Dio si è fatto uomo, noi potessimo accedere a Dio per mezzo del Figlio suo Gesù Cristo. Abbiate fede in Dio e abbiate fede in me. Se io credo in Cristo Gesù, io credo nel Padre. Se io vivo in Cristo Gesù, io vivo nel Padre. Se io sono Chiesa, io vivo nella Santissima Trinità. Il Padre che ci ha donato e ci dona continuamente lo Spirito Santo. Questo è il mistero della Santissima Trinità. Questo è il mistero del non essere turbati. Che cosa significa essere turbati? Che cosa significa ho paura? Non ce la faccio, non posso farcela. Solo, sì, non posso farcela.
rispettando delle regole, compiamo dei gesti, stiamo a casa, stiamo per i fatti nostri, evitiamo di portare in giro questo benedetto virus, ecco che il virus sta diminuendo. Meno contagi, meno morti, meno ricoverati. C'è tutta l'opera poi di chi sta curando queste persone, no? Perché non è che si per miracolo si salvano. Ci sono coloro che giorno e notte li stanno accudendo e stanno dando la loro vita per loro. Ma se insieme facciamo questo, allora noi abbiamo delle possibilità. Gesù dice: io sto andando al Padre, quando sarò andato al Padre, voi sarete con me. E questa è l'identità della Chiesa. Stare con Gesù, vivere in Gesù. Infatti nella celebrazione tra poco diremo per Cristo, con Cristo e in Cristo. Questo potrebbe essere lo slogan della nostra vita personale. Per Cristo, con Cristo, in Cristo. Allora niente ci può fare paura, sì, ci possiamo scoraggiare, ci sono dei momenti in cui ci lasciamo andare, no? In cui la nostra umanità prende sopravvento. Ma se io sono nelle mani del Signore non posso avere paura di niente. E guardate, il nostro compito, la seconda lettura ce lo ricorda, è quello di essere come Gesù. Pietre di inciampo e pietre scattate, ma se siamo in Lui, noi siamo pietre scelte. Siamo pietre scelte per edificare questa Chiesa, che non è nostra, che non va avanti come diciamo noi. E dovremmo veramente ringraziare il Signore per il Santo Padre, che è un esempio veramente di questo continuo dirci che la vita della Chiesa non è soltanto essere bravi a fare quello che pensiamo sia giusto, ma la vita della Chiesa sta nel vivere in Cristo Gesù. E continuamente ci dice: spogliatevi, rinunciate, lasciate perdere quelle nuove
celebre riuniti intorno all'altare del Signore per celebrare l'Eucaristia, rivolgiamo a Lui con fiducia le nostre preghiere. Preghiamo insieme dicendo: ascoltaci, oh Signore. Ascoltaci, oh Signore. Per tutte le mamme del mondo, perché come Maria si lasciano guidare dallo Spirito Santo per educare i propri figli alla fede, alla speranza e alla carità. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Signore, ti chiediamo di essere noi stessi pieni e liberi per costruire la Chiesa delle nostre famiglie, comunità e tutti i luoghi che frequentiamo. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Ti preghiamo, oh Signore, perché tutti possiamo fidarci e affidarci a te per dare senso alla nostra esistenza. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per i nostri ragazzi, perché sentano fortissimo il desiderio di incontrare Gesù e considerarlo sempre il loro amico speciale. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Mentre ci siamo,
essere un bene.